uffici che non hanno dato esito di risoluzione alcuna del problema, segnaliamo nuovamente la difficoltà nell'aprire e visionare le delibere che in base alla legge della trasparenza dovrebbero essere disponibili del sito del Comune di Crespano de Grappa nello spazio atti amministrativi. Sono leggibili solo nello spazio albo pretorio, ma da tale sito vengono rimosse dopo 15 giorni. All'interno del sito, dopo aver installato il programma indicato dagli uffici, non si può scaricare nessun file dal momento che lo stesso risulta inesistente o non caricato. Dal momento che tale difficoltà risulta essere stata trovata e segnalata anche da semplici cittadini di Crespano de Grappa che desiderano essere informati, chiediamo che tale problema sia risolto al più presto. In caso contrario saremo costretti a fare una segnalazione agli organi competenti superiori. Io chiedo scusa, lo scopro adesso. Sì, no, è vero. Più volte abbiamo segnalato questa difficoltà. Ma non è noi. Sì, ho parlato con il segretario, con la Lidia, con la Cinzia. La questione è nota e mi risulta che l'ufficio sta tentando di risolverla con la ditta fornitrice dei due software che sono diversi. È un problema di lettura, di passaggio di una da un software all'altro, quindi da un programma all'altro. Scusa, il Comune di Paderno funziona benissimo, quindi se io entro e vedo qualsiasi determina, qualsiasi delibera, no, prova, è molto, cioè l'abbiamo segnalato, sono due mesi che cerchiamo di... Tu ma hai difficoltà alla fine. Non c'è caricato il file, c'è scritto scaricate il link, scarichiamo il link, aprite il file e quando apri il file è vuoto, quindi non c'è il link. Ah, ok. È un po' che non guardo, vedi. Ok, grazie per la segnalazione perché non lo sapevamo. Bene, ringrazio il pubblico, i consiglieri comunali e... Vai, no, perché dovevo andare a fare il torneo di calcetto alle 9:30. Un bello po'.